Signore e signori, buonasera. Io sono Piero Messina, non sarei dovuto essere qui. Sono arrivato per salutare il dottor Morosini, Marco Travaglio e Sonia Alfano. Sonia mi ha chiesto di dare una mano per moderare questo incontro. Oggi si parla di leggi ad personam. In realtà nel 2010 è un po' strano pensare che ci possano essere ancora democrazie che si connotano con delle leggi ad personam. Però purtroppo questa è l'Italia che stiamo vivendo, un'Italia dove gli scandali non fanno più notizia, dove le notizie vengono sistematicamente cancellate, oscurate dai mezzi di informazione e purtroppo con maggiore enfasi vengono oscurate soprattutto dai mezzi di informazione della TV di Stato, cioè quelli pubblici che paghiamo noi con le nostre tasse. E poi, diciamoci, anche dei nuovi provvedimenti legislativi che puntano a ridurre ancora di più la possibilità di conoscere fatti, ma soprattutto i misfatti, della nostra classe politica. E io a questo punto vorrei dare, prima di tutto vorrei fare una domanda a Marco, cioè, andrò un po' fuori tema. A me sembra estremamente grave quello che sia successo negli ultimi 48 ore rispetto al futuro di Anno Zero, la vicenda, cioè vorrei capire cosa possa succedere. Perché è vero che dobbiamo parlare di ad personam, e quindi è una contraddizione farti subito una domanda su una persona, però tutti noi, immagino, diciamo, non nascondiamoci dietro un dito, siamo anche, tra virgolette, nel senso positivo e migliore del termine, fan. Abbiamo seguito per anni e da anni, seguiamo Anno Zero. Che futuro ci può essere per Anno Zero senza Santoro? Che futuro ci può essere per l'informazione di Stato senza, lo dico francamente e con molto affetto, un'informazione pubblica senza Marco Travaglio, senza Michele Santoro, senza i tanti inviati che con coraggio hanno raccontato storie nascoste da altri mezzi di informazione e da altre testate pubbliche? Intanto buongiorno anche da parte mia, visto che abbiamo l'acqua ad personam, e quindi interessante. Io credo che nessuno è indispensabile ovviamente nel mondo dell'informazione come in tutti i mondi, quindi se ci fosse qualcosa di analogo ad Anno Zero condotto da un altro conduttore con degli altri collaboratori, probabilmente si porrebbe questo problema, quindi non bisogna personalizzare. Il problema non è che cosa ne è dell'informazione senza Santoro, senza Di Meo, senza altri. Il problema è capire se una volta chiuso Anno Zero i temi che venivano trattati da Anno Zero, le persone che parlavano ad Anno Zero, tipo di notizie che passavano ad Anno Zero potranno passare da qualche altra parte. Su questo i miei dubbi, perché se l'accanimento che si è messo contro Santoro e contro la sua squadra fosse dipeso da un'antipatia personale nei confronti di Santoro, da questioni di tipo contrattuale, legale o cose del genere, non ci sarebbero problemi a chiamare un altro a fare meno o meglio, meno bene o meglio, non lo so, quello che faceva lui. Il problema è che secondo me invece Anno Zero non può più ricominciare proprio perché si occupava di certi temi, quindi sarebbe semplicemente ridicolo se la RAI mandasse via, chiudesse un programma come quello per sostituirlo con qualcosa di analogo. È evidente che il disegno è quello di non sostituirlo, oppure di sostituirlo con qualche giornalista prono alle posizioni del governo, più in generale della politica, visto che è stata poi, diciamo, la politica o almeno i partiti che sono rappresentati dentro il Consiglio di amministrazione della RAI a votare all'unanimità per la chiusura del rapporto con Santoro. Adesso fanno anche i furbi e fanno finta che sia stata una decisione di Santoro. Santoro si è visto fare un ricorso in Cassazione dalla RAI 2 mesi fa contro la sentenza,
che non stabiliva una cosa particolarmente strana, stabiliva semplicemente che il contratto a tempo indeterminato che lo lega alla RAI deve essere rispettato e che quindi non poteva essere che per 4 anni dopo l'editto bulgaro lui non potesse fare un programma che, bello o brutto che fosse, era previsto da un contratto a tempo indeterminato stipulato regolarmente con quell'azienda. Se l'azienda non vuole più il contratto, ovviamente lo scioglie e liquida la persona che è sotto contratto. Non è che può mantenere in piedi un contratto e poi non rispettarlo. La sentenza ha detto che lo devono rispettare, la Corte d'Appello lo ha confermato perché la RAI ha fatto ricorso in Corte d'Appello contro la sentenza che reintegrava Santoro, hanno perso anche in appello e adesso, dopo 4 anni in cui hanno zero, fa degli ascolti da urlo, porta un sacco di soldi di pubblicità nelle casse della RAI, cosa per la quale non solo non ci hanno dato una gratifica, ma non ci hanno detto nemmeno grazie, anzi ci hanno presi a pesci in faccia, abbiamo appreso che c'è anche un ricorso in Cassazione che obbligherebbe Santoro a fare altri 3 anni di battaglia legale contro l'azienda per la quale lavora dalla mattina alla sera e alla quale porta degli utili. Quindi è assolutamente evidente che quando è andato a vedere che cosa intendeva fare la RAI per evitare questa ennesima guerra, dalla RAI gli hanno detto che l'unica soluzione era una transazione che portasse alla sua uscita dall'azienda. E lui ha detto: è questa la posizione di tutta la RAI? Gli hanno risposto sì, tant'è che il Consiglio d'amministrazione ha votato all'unanimità per questa transazione. Se gli dicevano no, rimani, ti diamo un telegiornale da dirigere, ti diamo una rete da dirigere, ti diamo, vogliamo che li fai allo zero, vogliamo che fai altri programmi più allo zero, vogliamo fare che tu faccia altri programmi e non più allo zero. Ovviamente quello è il lavoro degli amministratori di un'azienda, lui è un conduttore televisivo, la sua azienda gli dice voglio che tu faccia questo e lui valuta. Gli hanno detto semplicemente ci va bene che tu te ne vada, e quindi ovviamente quando uno se ne va contrattando la sua posizione, aveva 6 anni ancora di contratto a tempo indeterminato, la RAI sta incentivando le uscite dei dipendenti e ha trattato con lui 3 annualità del suo stipendio, punto e fine. Dopodiché gli ha chiesto di fare delle docufiction e ovviamente le docufiction costano, quindi tutti questi milioni di cui si parla sui giornali non è che se li mette in tasca. Se devi fare una docufiction devi pagare il regista, degli attori, degli autori, cioè tra l'altro la produzione di queste docufiction, il costo che è stato pattuito con la RAI è inferiore alla media del costo di un programma di prima serata su Rai 2. Quindi francamente non si capisce di che cosa si sta parlando, a meno che uno non voglia sostenere che Santoro deve lavorare gratis, cioè che un conduttore televisivo della più importante, più vista e più redditizia trasmissione informativa della televisione italiana, pubbliche e private, deve regalare il suo stipendio alla RAI in modo da consentire alla RAI di pagare Del Pietro o Paragone o Monica Setta. Io credo che i professionisti vanno pagati per secondo i loro meriti. Cominciassero a domandarsi se è normale che Bruno Vespa guadagni 3 volte tanto anche se non lo vede quasi più nessuno, per dire, visto che nelle aziende di solito i calcoli si fanno così: chi fa guadagnare l'azienda viene premiato e chi non la fa guadagnare viene penalizzato. Qui viene penalizzato invece uno dei pochi che la faceva, che non solo le dava risorse ma le dava anche prestigio, tant'è che alcuni sostengono che Anno Zero era diventata una sorta di foglia di fico del resto della televisione, perché potevano dire abbiamo Anno Zero, no? E potevano permettersi di fare porcherie in tutto il resto della programmazione o quasi. Grazie.